dove c'è appunto la combinazione griglia invertita e tempi di gara ridotti, bisogna gestire in modo totalmente diverso la situazione rispetto alle altre due manche. Mancano intanto appena 4 minuti e mezzo allo scadere del tempo regolamentare, dopodiché ci sarà ancora un giro da completare per la bandiera a scacchi. Beckman ormai si è ha fatto un attacco sul numero 77, sembra che si è riuscito a mantenere la corda, quindi anche se in questo momento viene rintuzzato, riesce a mantenere, che potrebbe essere per lui molto importante, una quarta posizione. Su Ganayette, quindi che comunque lo riattacca adesso, bravo, è stato molto bravo. Adesso comunque c'è una staccata importante con curva a favore di Reira, ecco, una bella lotta questo tra due piloti che possono portare a casa dei punti importanti in funzione delle classifiche del campionato. Veramente un bellissimo confronto, non molla Canaiette, i due vanno ancora ad affiancarsi, Vieira mette ruote sullo sporco ma riesce a mantenere. Questo ci sta avvantaggiando in questo momento Schwarzman, che sta entrando molto bene sul numero 77 Canaiette, che l'ha costretto all'esterno, e quindi adesso sarà una bella lotta tra questi piloti, anche se sta andando molto con la ruota posteriore sinistra sull'erba, molto pericoloso in quel punto. Bellissimo questo confronto, quindi Schwarzman è riuscito ad avvantaggiarsi della situazione, ma non ci sta. E come ieri Schwarzman sta facendo un grosso recupero, e come ieri negli ultimi giri sta attaccando Vera. Vediamo se Canaiette riuscirà a recuperare posizioni perdute, ma in questo momento il gruppetto è comandato da Vieira, mentre Schwarzman è ancora alle prese con Canaiette, che sta cercando di recuperare. Si avvantaggia un filo Vieira, che però a questo punto prevedo che debba davvero fare i conti con uno Schwarzman che è determinato a recuperare un'ulteriore posizione. Io credo che i nostri telespettatori saranno felici di vedere questi duelli che ormai difficilmente si vedono nel motorsport, e questo è una tua in più che ha questa formula, e quindi invitiamo tutti gli appassionati a seguirci su questo canale, perché noi trasmetteremo tutte le gare di questo campionato e anche gara 2 oggi pomeriggio alle ore 14. Quindi è un campionato molto interessante, come vedete combattuto, con piloti giovanissimi che però non lasciano niente al caso e stanno combattendo per conquistare punti importanti. Assolutamente, noi li seguiamo rigorosamente in diretta, e tra l'altro poi invitiamo anche i nostri amici telespettatori, quando il campionato giunge in prossimità delle loro abitazioni o mete di vacanze, di venire a vedere direttamente in pista, perché l'ingresso agli Alci Racing Weekend è assolutamente gratuito, quindi si può entrare nel paddock e si possono conoscere questi giovanissimi piloti. E credo che sia anche questo un grosso vantaggio che noi diamo ai nostri appassionati, perché possono vedere quelli che possono essere i campioni del futuro. Abbiamo visto Raucci intanto staccata a ruote fumanti, Raucci è in 16ª posizione, però anche chi sta indietro ovviamente non si risparmia assolutamente. Andiamo a vedere ancora un passaggio al tornantino concitato, e ora torniamo con le immagini in diretta, perché Schwarzman è pronto ad assestare l'attacco su Vieira. Davanti la situazione si è cristallizzata con Beckman, che è partito molto bene dalla seconda posizione in griglia. Ecco, lui è uno dei tipici casi di come ci si riesce ad avvantaggiare di una partenza con griglia invertita, perché appunto era arrivato al traguardo decimo ieri, poi è stato promosso in nona posizione appunto per una penalizzazione e quindi insomma è partito in seconda piazza, però adesso è davanti. Comunque Beck anche ieri aveva dimostrato che aveva un passo decisamente all'altezza dei primi, poi appunto ha avuto un problema di piccoli contatti.